Febbre, il racconto che ho appena postato, forse non è tra i racconti più noti, più famosi di Carver, però è interessante comunque perché ha una costante, secondo me, che rientra nella poetica di Carver, insomma, nel modo di impostare il racconto. Se vogliamo cercare un qualcosa che ritorna nei racconti di Carver, una piccola chiave di lettura, insomma, no? Per trovare il senso di questi racconti quando sembrano non averne, quando sembrano racconti a volte scritti senza una trama, senza uno sviluppo. Questa è una critica che gli viene rivolta, no? Da chi non riesce ad entrare in questo mondo. Lui invece ci racconta la vita, una vita di uomini comuni, e il suo modo di raccontare, proprio perché la guarda, la vita, la guarda oltre che nelle parole, dove lui costruisce piccoli dialoghi, la vede soprattutto nei gesti, nelle azioni quotidiane, nel modo come questa gente fa le cose, come si pone, come muove le mani, le azioni, le piccole azioni. E queste azioni lui le descrive con delle frasi molto sintetiche, piccole frasi. Il suo discorso è un discorso molto asciutto, fatto senza aggettivi, nome, verbo, complemento, punto, tanti punti. E allora descrive queste azioni, questa vita. E spesso all'inizio, in questi racconti, cosa succede? Succede che c'è una vita, un modo di vivere dei protagonisti, a volte uno, come in questo racconto, Febbre, a volte sono più una coppia, per esempio, che vive una vita banale, una vita fatta di quotidianità, una vita spenta, senza sale, una vita anche a volte difficile, fatta di contraddizioni, di piccoli contrasti. E lui descrive questa vita. E cosa caratterizza invece il racconto? Che a un certo momento succede, in una fase del racconto, succede un incontro spesso casuale. E allora mi viene in mente, non so, cattedrale, per esempio, c'è questo incontro con il cieco, no? Verso il quale il protagonista aveva un pregiudizio, no? Lo trattava quasi con sufficienza, con disprezzo. Mi viene in mente Penne, per esempio, no? Dove una coppia di amici va ad incontrare una coppia che viveva in campagna, che ritenevano quasi inferiore a loro, insomma, no? E che vanno a trovarla quasi per forza. E poi scoprono in questa famiglia che aveva questo figlio brutto, questa moglie strana, questo pavone che si muoveva di qua e di là. Scoprono la bellezza di un certo tipo di vita, di stare insieme, di volersi bene di questa gente. E sono catturati da quello che vedono. E così anche in questo racconto, Febbre, c'è questo personaggio che vive una vita difficile perché è stato lasciato dalla moglie e c'ha i bambini, e c'ha il problema di questi bambini piccoli, ai quali vuol bene, si capisce dal racconto, ma li deve lasciare perché lui insegna e ha il problema di trovare una babysitter, insomma, quella che arriva per prima, insomma, fa i fatti suoi invece di badare ai bambini, insomma, no? E non riesce, questa cosa, ma più che non anche da questa cosa, nel racconto si capisce che lui è disturbato perché in realtà non ha risolto il problema con sua moglie,
con colei che lo ha lasciato, insomma, no? Ancora gli telefona, lo disturba, si telefona e lui ancora non ha capito bene, insomma, cosa fare di questo rapporto, insomma, è ancora presente dentro di lui, insomma, no? E incide nella sua vita, non è una vita contenta, non è una vita che abbia un suo significato, è ancora lì, in crisi. E cosa succede in questo racconto? Che a un certo punto, anche tramite la moglie, arriva come babysitter una anziana signora, la signora Webster. E questa signora stabilisce intanto un buon rapporto con i bambini e poi, mentre lui si ammala, in qualche modo lo cura. Lo cura, si preoccupa di lui, insomma. Probabilmente gli dà quelle attenzioni che non gli aveva mai dato la moglie. E in questo momento, in questa fase, quando lui sta ancora male, soffre anche di un mal di testa molto forte, quando questa babysitter a un certo punto, per motivi suoi, di famiglia, deve abbandonare il lavoro da lui, hanno un momento in cui parlano. Lui riesce a parlare, insomma, riesce finalmente a confidarsi, parla a lungo con questa donna che lo sta ad ascoltare. E dopo aver parlato in qualche modo, la sua vita cambia. Lo si intuisce perché poi il racconto finisce lì, ma si intuisce che la vita cambia perché lui risolve questo rapporto che non riusciva prima a chiudere con la moglie, lo chiude e capisce che può stare solo, insomma, e che può badare anche ai figli, insomma, anche da solo. Quindi, ecco, allora una costante, no, che si trova in questa serie di racconti, ma anche in altri, sto pensando anche a Una piccola cosa buona, ma che ho già commentato. C'è questo, una vita o delle vite che si svolgono normalmente, delle vite banali, senza spessore, un incontro casuale, a volte con pregiudizi, a volte con così. E questo incontro è come se aprisse una finestra, se entrasse una luce di vita in queste persone, in questi personaggi che prima vivevano ma non vivevano, che li riporta a una nuova vita, con più senso, li riporta a scoprire una dimensione che prima magari non immaginavano e quindi si aprono al mondo. Incontro, apertura al mondo. E tutto questo avviene senza tramite l'incontro, cioè senza nessun ammaestramento, senza nessuna, avviene proprio tramite l'esempio. Vedono, incontrano questa nuova entità che entra in qualche modo nella loro vita, la cambia, porta una luce nella loro vita e influenzati da questo la loro vita cambia. Allora, se vediamo, insomma, anche perlomeno certi racconti di Carver, e anche questo in particolare, sotto questa luce, forse capiamo uno spessore e un'abilità nel raccontare che magari non sempre si immagina o si riesce a cogliere, insomma. L'elemento che cambia una vita, un'esistenza, e gli dà una luce nuova, un senso nuovo. E questo lo intuiamo, anche qua, il non detto, no? Arrivare a farci capire questo senza mai dirlo esplicitamente, no? Ce lo fa però capire, ce lo fa soprattutto sentire.
Infatti, in molti racconti c'è commozione. Un saluto.